Salve a tutti amici, oggi siamo qui con questa nuovissima recensione di questo mio nuovo computer. E questa è una recensione esclusivamente mia personale, quindi vi dirò le mie cose, non è una recensione troppo tecnica e niente, lo andiamo a scoprire insieme se mi è piaciuto veramente questo computer. Stiamo parlando di un MacBook Air da 13 pollici. Guardatelo, eccolo qui. Questo è il MacBook Air da 13 pollici che ho acquistato circa un paio di settimane fa. Questo computer qui è della versione 2017. Lo so che siamo a fine 2018, è uscito anche il 2018, ma poi vi dirò perché ho scelto questo modello qua. Abbiamo visto già l'unboxing precedentemente con i precedenti video, quindi vi dico semplicemente che abbiamo un caricabatterie che ha un output da 14.85 watt, 3, sì, 1 ampere, output 14.85 watt, quindi è abbastanza veloce per caricare questo computer. Io ora, come vi sto dicendo, ho scelto questo MacBook Air, Air da 13 pollici 2017. Perché ho scelto questo computer? Ho scelto questo computer esclusivamente per il suo rapporto qualità-prezzo, perché io l'ho comprato in un negozio fisico e gli ho dato 769 euro, quindi un prezzo proprio rubato dal mercato. E niente, il caricatore classico, che ora vi vado a parlare del caricatore, che non so se riuscite a vederlo, è di tipo grande. E niente, cos'altro c'è da dire? E niente, seguitemi sulla recensione completa per scoprire questo nuovo computer. Eccoci qua amici, siamo qui sulla recensione. Vi ho detto quanto l'ho pagato questo computer e ora vi voglio dire un po' di caratteristiche tecniche e le mie prime impressioni. Questo è il caricatore qui, quello classico, grande di Mac. Vedete, non ha porte USB-C o altre cose del genere. Lo chiudiamo e vediamo il suo spessore qui, che è un paio di centimetri di spessore. Il suo peso sta su un chilo e dieci, qualcosa del genere. Il suo peso è molto molto contenuto. La bellezza di questo computer è che è costruito tutto quanto in metallo. La bellezza anche di questi qua, che i nuovi modelli non hanno, è che quando io apro il computer mi si illumina la mela, molto molto bello di estetica. Ora io vi faccio vedere sulle porte, qui vi faccio vedere che qui abbiamo la porta per il caricatore, vi faccio un piccolo zoomino, abbiamo la porta per il caricatore, abbiamo una USB e abbiamo il jack per l'audio. Non sono finite quelle porte perché giriamo su quell'altro lato e non abbiamo il CD ovviamente, ma abbiamo la DisplayPort, che DisplayPort non è altro che un HDMI, quindi DisplayPort, ci sono adattatori HDMI o altre cose, dipende da quello che volete fare, HDMI, VGA o qualsiasi altro che volete fare, un'altra USB, e la cosa molto 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 importante che mi hanno fatto anche scegliere è la SD. Ok, computer è veramente veramente costruito bene su ogni minimo dettaglio, lo sto usando da parecchio, non ha subito grafica, non ha subito niente, anche se l'ho un po' portato in giro per tutto il mondo, portato da casa, per tutto, l'ho portato un po' fuori, un po' così via dicendo. Il bello è che la mela si illumina, cosa un po' meno bella. Ora ho il 30% di batteria, ma mi dovrebbe bastare. La cosa bella è che con questo caricatore qui, che vi ho fatto vedere tutta l'accessoristica, vedete, si può togliere questa parte qua, possiamo metterci una prolunga che ora io ce l'ho qui, posso andarci a mettere questa prolunga qui volendo, ma non c'entra tanto. La carica di questo computer è molto 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 fast, molto veloce, quindi in meno di un'oretta abbiamo caricato tutto quanto da zero. Ora vi dico un attimino il display. Vedete, il display è di vecchia generazione, ovviamente è un display full HD, è un full HD 1080p come display, non andiamo sul 4K, non andiamo su altre cose, non è un retina, quindi il display è poco definito, però per quello che devo farci io è molto molto buono come display. Ecco, è molto buono come display. Altra cosa che vi voglio dire è ovviamente che la tastiera è ovviamente molto minimal. Vedete, non abbiamo il tastierino numerico di Numpad, ma abbiamo una tastiera che
come corsa di tasti è molto buona. Ora vi metto un'altra password qua, vi metto un'altra password e vi faccio un attimino vedere l'interfaccia del computer. Abbiamo macOS aggiornato all'ultima versione che c'è adesso. Adesso non so dirvi, ma dovrebbe essere stato aggiornato all'ultima versione. Eccolo qua, il computer in tutto il suo splendore. Vi faccio vedere le informazioni sul display e vi dico che questo computer è una versione base. Ha ovviamente una memoria molto 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 veloce, un SSD da 128 giga. Abbiamo un processore i5, qui vedete abbiamo un processore i5 da 1,8 GHz, che col turbo boost arriva a 2,4 GHz quando siamo sotto carico, e poi abbiamo ovviamente una memoria da 8 GB DDR3, non DDR4, purtroppo questo. Però la memoria RAM non mi ha mai laggato, mai bloccato il computer, quello che ho fatto finora. La scheda video è un po' il suo punto dolente, ma se voi scegliete questo computer non aspettatevi le prestazioni che vi aspettate da un pro, da un computer pro. Ora io vi faccio un attimino di zoom, così potete anche leggere voi le caratteristiche e quant'altro. E niente. Non aspettatevi le prestazioni di un pro, come stavo dicendo, perché abbiamo una scheda video che è ovviamente una scheda grafica, una Intel Graphic 6000 da 135 me da, cos'è? Da 1536 MB, quindi non aspettatevi grandissime prestazioni, non è neanche da paragonare con un pro. Ma questo computer va molto bene per tutti quanti quegli studenti, oppure quelle persone che devono scrivere molto, che devono usare molto web, devono usare molti social, che devono fare molte cose prettamente scolastiche o cose del genere. Non abbiamo molte altre cose, diciamo, non abbiamo molte altre prestazioni altissime da fare rendering video. Anche se con rendering video si comporta veramente veramente bene, ma ne parleremo dopo. Altra cosa che vi voglio dire riguardante questa cosa qui è il discorso della partizione del disco. Vedete qui è un 13,3 pollici da 1440x900 come risoluzione del pannello, è molto buono. E io non vi dico la verità, io non ho mai avuto problemi di memorie del computer o di altre cose, ovviamente non ho mai avuto problemi. Come possibile, non ho mai avuto problemi. Ora io mi invento qua sul coso per scrivere, vi faccio vedere la sua, come si chiama, la sua principale caratteristica è la scrittura. Ora io faccio un nuovo documento, ve lo ingrandisco tutto schermo che potete vedere, e vi faccio vedere scrivere con la tastiera. Il corso della tastiera e la scrittura è molto molto buona. Sì, ora qua non ho installato Windows, scusate Windows, non ho installato niente di così, vedete, non ho installato niente di così performante, vedete, di programmi per scrittura, perché non mi servono. Possiamo andare a scriverci senza alcun problema, vedete, la corsa dei tasti, sentite. È molto buona la corsa dei tasti, come vi posso dire, la corsa dei tasti è molto molto buona. Ora si può fare veramente la corsa dei tasti è veramente veramente buona. Abbiamo una retroilluminazione altrettanto favorevole con la regolazione delle luminosità, vedete? Possiamo alzarla fino al massimo la luminosità dei nostri tasti, oppure possiamo abbassarla la luminosità dei nostri tasti. Ovviamente questo va a piacere di ognuno. Abbiamo come scorciatoie rapide, qui abbiamo il volume, abbiamo i tasti, muto, abbassa e alza il volume, come potete vedere ora ce l'ho basso. Altra scorciatoia che abbiamo è la luminosità del display, vedete qui, abbasso la luminosità o alzo la luminosità del display, come potete vedere. Per quello è un display molto, si vede bene. Qui abbiamo le classiche funzionalità di qualsiasi tipo di computer, niente di più particolare. Il touchpad che io ho trovato è molto molto buono, il dito scorre veramente bene senza fare troppa pressione per farlo scorrere. Altra cosa che devo dire io del computer è che non si è mai bloccato, non ha mai laggato, non mi ha dato mai
questa sensazione qua di bug o più problemi che magari con Windows poteva succedere quando aprivi due programmi insieme magari si bloccava, non è mai successo. Io ho utilizzato questo computer per fare anche montaggio video, ora ve lo sto facendo vedere nel tutto il suo splendore, l'ho utilizzato anche per fare montaggio video, come vi sto dicendo l'ho scelto proprio per fare montaggio video io anche se non è il top di gamma, però ho utilizzato Final Cut Pro. Final Cut Pro che ho scaricato qui, adesso ve lo apro molto velocemente Final Cut Pro e ve lo faccio un attimino vedere. Ok, scusate. Final Cut Pro che adesso qua stavo montando un programma che ho già renderizzato tutto quanto. Final Cut Pro quando tu lavori sulla timeline e lavori su, come si può dire, su montaggio, taglio, sistemazioni, queste cose qui non ha mai laggato, non mi ha dato mai nessun tipo di problema. Quando voi premete qua, poi andate avanti indietro sulla timeline, vedete. Ora è in modalità taglio, scusate un secondo, perché stavo finendo di fare montaggio. Vedremo che okay, è molto buono, vedete, se io metto tutto schermo, metto in play, vedete. So che lui fa i cacciotti buoni, quindi Tolgo, devi come si andare dice, tolgo l'audio così col muto. Ora è questo video qua deve ancora uscire, quindi quando guarderete questo sarà già uscito. E quindi ve lo posso anche far vedere così vedete, non ha nessun tipo di bug, di rallentamento, vedete prima con il Windows che avevo si bloccava, laggava tantissimo, non potevo vedere, dovevo soltanto ascoltare l'audio per sincronizzare, per montare e per fare insomma queste cose qua, ma questo computer qua è veramente buono. Ora io vi chiudo il programma, faccio ESC così, semplicemente classico, bracco, dopo voi ve lo sperimentate se dovete fare montaggio, ok? Quindi vedete possiamo avere diversi tipi di cose di montaggio. Adesso qua è un file, questo qua è un file in 1080p 50 frame al secondo, quindi non è che sia molto così pesante che non monta, oppure così pesante da dire un 4K 30 frame, un 4K 50 frame. Ecco, è un file abbastanza leggero, però come montaggio non mi ha mai dato problemi. In questo caso ci viene molto in aiuto il Turbo Boost da 1 GHz 8 a 2 GHz 4. Il Turbo Boost lavora molto bene. Questo computer non è fanless, completamente fanless, perché ha una piccola ventola qui in questo posto qui ha una piccola ventola e quando siamo sotto carico al massimo, quindi siamo Turbo Boost 2.4, siamo sotto carico al massimo, la ventola parte leggermente, però non parte sempre, quindi non è un computer che la ventola sta sempre a girare perché il processore è per metà fanless, per metà non fanless, qui voi. L'ho preso anche per la sua versatilità, portarla in giro e via dicendo, quindi è molto comodo. Poi con questo caricatorino qua che non te ne accorgi, con questo caricatore qua non te ne accorgi neanche di averlo dentro all'interno dello zaino e quindi puoi andare tranquilla a portartelo via, ecco. Per questo video, per questa recensione qua è tutto quanto. Io ve lo straconsiglio, se lo trovate come me a un prezzo a meno di 800 euro potete prenderlo e rimanete soddisfatti al 100%. Ora non vi ho fatto vedere tante altre cose perché comunque è un classico Mac, alla fine la cosa più interessante da farvi vedere e stressare è il montaggio, che il montaggio io ho visto che se montate video a 1080p 50 frame non avete nessun tipo di problema, quando andate con 4K non l'ho provato, quando andate con 4K arranca leggermente un po' di più, partirà sempre la ventola e però non è questa la scelta che dovete fare se dovete montare video 4K molto pesanti. Photoshop non l'ho provato, però Photoshop si comporta veramente molto bene, quello che ho sentito, si comporta bene, non ha nessun tipo di problema. E niente, io ve lo posso soltanto che consigliarvelo dopo scelto il rapporto qualità-prezzo e per quello che faccio io montare video, social, YouTube e altre cose è molto consigliato. È un computer veramente veramente molto un computer veramente veramente molto leggero e molto portatile. E niente, credo di avervi detto un po' tutto quanto e avervelo consigliato su questa recensione. E niente, per questo video è finito, per questo video è tutto quanto, vi ricordo sempre iscrivetevi, lasciate un mi piace o un non mi piace e ditemi cosa ne pensate anche voi di questo computer e niente. Nel 2018 è uscita la versione quella nuova aggiornata 2018, se avete un po' più di soldi messi da parte e magari avete quei 1200-1300 euro potete anche comprarvi il 2018, anzi è molto, molto
è più aggiornato e più versatile. Ma se avete pochi soldi, lo trovate in offerta a 800 euro, io ve lo straconsiglio. E niente, per questa recensione è tutto quanto. Io vi saluto, vi do appuntamento sul mio canale sempre con i prossimi video. E niente, buon uso del vostro computer a tutti quanti. Ciao a tutti, amici.